Franco Saragò, siamo qua a Formicoli, la spiaggia di Cadi, per un evento unico. Sì, un evento unico, mai certificato dalle nostre parti. Probabilmente ci saranno stati dei ritrovamenti in passato, magari occultati, oppure le tartarughe avranno fatto la loro storia, avranno nidificato. Le tartarughe in passato poi se ne sono andate per le loro vie, ma non è stato mai certificato, almeno negli ultimi decenni. Quindi è un ritrovamento importante che nasce da un'attività che il Circolo Legambiente sta facendo da 2 mesi all'interno di un progetto europeo, finanziato dalla Comunità Europea, che riguarda le nidificazioni nel Mediterraneo occidentale. È una scommessa che abbiamo fatto, è una scommessa vinta, grazie non solo ai ragazzi del circolo che stanno facendo campionamenti quotidiani di cui poi vi parleranno, ma grazie anche alla collaborazione del Lido, che in questo caso hanno avuto la sensibilità di indicare questa sospetta presenza di un nido, e quindi si evidenzia proprio la necessità di una forte collaborazione tra cittadini, associazioni ambientaliste, lidi, attività commerciali, anche perché il ritrovamento di un nido, oltre all'importanza di carattere scientifico, è importante anche per il territorio, perché rilancia il territorio anche dal punto di vista turistico. Paradossalmente molti pensano che possa essere un danno, invece un danno non è, perché certifica la salute di una parte di queste coste. Diciamo che le nostre coste sono molto deturpate, quindi la presenza di tartarughe nel corso degli anni è venuta meno in maniera inesorabile, perché in una spiaggia molto antropizzata chiaramente le tartarughe non nidificano. Questo invece è un buon risultato, speriamo per il futuro che ce ne siano molti altri. Tonino Piserà del Lido Piccolo Paradiso qui a Formicoli. Questo evento la dice lunga sui comportamenti che devono mantenere gli operatori turistici nei confronti della natura, perché per trasformare questi avvenimenti in risorse per il territorio. Sì, mi auguro che tutti i miei colleghi, come vedono qualcosa del genere che ho fatto io, come ho visto tutte queste uova che i bambini giocavano, ho provveduto subito a transennare tutta l'aria e coprirli di nuovo con la sabbia e avvisare il presidente di Legambiente in modo che non si rompevano tutte le uova. Spero che tutti i miei colleghi facciano quello che ho fatto io, altrimenti questo è un evento. Io ho 21 anni che sono qua e non si è mai verificato di far nidificare la tartaruga. Per me questa è la prima volta che in 21 anni vedo una cosa del genere. Vogliamo ricordare che il Lido non ha subito nessun danno da questo avvenimento. Io ringrazio l'associazione, Legambiente e tutti, che non c'è stato niente di anomalo, hanno fatto tutto alla luce del sole, hanno transennato un pezzettino di scala senza fare caos tra i bagnanti, e ringrazio veramente il presidente del Circolo Legambiente. Grazie. Grazie a voi e complimenti. Ed ecco chi ha trovato il nido delle tartarughe, Giulia Nesci. Allora? L'ho trovata l'altro ieri con papà. È stato bello? Sì. Ho visto le uova saltellate nella sabbia. E com'erano? Come delle? Piccoline e bianche. Ed è stata bella questa esperienza? Sì, tanto bella. Perché io te ne ho sempre parlato, vero? Sì. Quindi entusiasmo a 1000. Sì. È vero? Sì. Siamo molto felici di aver fatto questa scoperta, veramente molto. Katia, Sonia e Domenico, 3 dei giovani della Legambiente Ricadi. Questo ritrovamento? Allora, questo è stato un ritrovamento sensazionale, perché nella nostra zona non è così frequente, non è stato mai, insomma, segnalato una cosa del genere, e è stato identificato anche grazie ad un progetto
e quindi che viene praticamente un progetto a livello internazionale europeo che noi, al quale abbiamo aderito già da un mese e mezzo, un paio di mesi. E l'abbiamo accolto con grande entusiasmo proprio perché nella nostra zona una cosa del genere non si era mai verificata. Il nostro obiettivo principale è quello di sensibilizzare le persone, soprattutto gli imprenditori, quindi i gestori dei lidi, perché sono quelli che effettivamente poi possono segnalare la presenza di tracce, insomma, di eventi del genere. E poi le persone, proprio i bagnanti, le persone che si recano a mare, che quindi vedendo insomma, tracce o comunque qualcosa che possa far pensare alla presenza di un nido di tartaruga lo possa segnalare poi all'associazione. E, insomma, è un progetto che ormai, come dicevo prima, portiamo avanti da un paio di mesi con grandi sacrifici perché almeno 3 volte la settimana andiamo a monitorare un'area. All'inizio il monitoraggio avveniva a piedi praticamente e poi ci è stato dato, incomodato d'uso un drone che insomma ci è tornato molto utile perché riusciamo a coprire un'area molto più vasta e ad avere praticamente anche a livello proprio di visualizzazione, no? Una contezza di quella che può essere la traccia, insomma l'area da monitorare. E questo qua. Sonia, diciamo turista ormai di Santa Domenica, nel tuo periodo di ferie qua nella Costa degli Dei è successo questo bellissimo ritrovamento. Sì, infatti io vengo da Santa Domenica, quindi abitavo a Santa Domenica e torno solamente per le vacanze estive ormai o al Natale. Sono molto legata a Lega Ambiente. Il giorno in cui sono ritornata c'era appunto la conferenza di apertura di questo progetto e ho deciso di accorparmi a loro. Quindi abbiamo cominciato a fare questo monitoraggio e speravo di poter trovare dei nidi prima di partire, così è stato. È stata un'esperienza magnifica, stupenda. Le mie vacanze a questo punto sono top. Un invito anche per i turisti. Certo, sì, bisogna sensibilizzare tutte le persone, è un'esperienza magnifica, quindi controllate se ci sono tracce perché trovare dei nidi è fantastico. Domenico, l'importanza di questo drone che vi hanno consegnato per questo monitoraggio? Sì, l'importanza del drone è stata fondamentale appunto per la conformità della nostra costa che rappresentano molto spesso le spiagge sono molto corte e quindi le difficoltà per analizzare e per diciamo, prendere analisi tutte le nostre spiagge senza l'ausilio del drone ci sarebbe stato molte volte impossibile. E grazie appunto all'utilizzo del drone siamo riusciti a monitorare diversi tratti di spiagge e diversi chilometri. E questo progetto diciamo è solamente all'inizio, infatti è la prima volta che noi, dunque la nostra costa, affrontiamo questo monitoraggio e appunto questo primo ritrovamento è soltanto l'inizio, è il primo tra i tanti. È importante soprattutto sensibilizzare i bagnanti e le attività e soprattutto i gestori dei lidi, come appunto è avvenuto qui col signor Tonino, per far capire soprattutto che il ritrovamento di questi nidi non va a intralciare il loro lavoro. Ci parli di questa tartaruga caretta caretta che è ritornata, perché le tartarughe vengono a deporre le uova dove solitamente nascono, qui a Formicoli. Sì, probabilmente una tartaruga che 25 anni fa è nata in questo tratto di costa ed è venuta di nuovo a nidificare qui. Quindi hanno una bella memoria, insomma, dopo 25 anni si è ripresentata qui a deporre le sue di uova. E, allora, è una specie, come sappiamo, a rischio di estinzione. Ultimamente, a causa del surriscaldamento globale, si sta verificando anche lo spostamento della nidificazione lungo le coste proprio italiane, sempre più a nord. E una curiosità è che, ad esempio, il sesso dei nascituri viene determinato dalla temperatura e sempre a causa del surriscaldamento globale cioè più è alta la temperatura e più femmine si vanno a creare, ecco. Quindi si sta verificando proprio questa tendenza, questo fenomeno dove si stanno venendo a determinare tante tartarughine di sesso femminile, ecco.
Uno diciamo, degli aspetti negativi per quanto riguarda la nidificazione delle tartarughe caretta caretta lungo le nostre coste è che molto spesso vengono disturbate dai bagnanti e dalle persone diciamo, che si recano in spiaggia. Quindi è importante soprattutto sensibilizzare le persone che si recano in spiaggia, perché è una nostra responsabilità, o comunque di chi si trova lungo le nostre coste, nel momento in cui vediamo delle tracce di tartaruga o ancora diciamo una tartaruga che sta per deporre, è importante trattarla con rispetto e saper appunto contattare chi di competenza per salvaguardare il nido e la nidificazione. Allora, una delle cause che comunque impedisce questo importante fenomeno è soprattutto l'antropizzazione delle nostre coste, quindi la presenza proprio del cemento che va a rappresentare un ostacolo per la nidificazione della caretta caretta. E Lega Ambiente ormai da anni si batte proprio da questo punto di vista, no? E Capo Vaticano, insomma, le nostre coste sono molto antropizzate, ci sono diversi lidi, ci sono diverse strutture che si affacciano proprio sul mare. Ed eccoci dove sono state trasportate le uova di questa tartaruga caretta caretta per salvaguardarle, in quanto la spiaggia di Formicoli in questo periodo non era idonea. Allora, il luogo di ritrovamento non era idoneo, la passerella ovviamente non aiutava, la gente ci passava sopra al nido e quindi era un rischio enorme. Nella quasi totalità dei casi quelle uova non sarebbero mai schiuse, quindi abbiamo ritenuto importante spostarle in un luogo sicuro, ovviamente con un habitat idoneo, e abbiamo spostato 78 uova. Alcune sono state perse per i motivi che abbiamo detto, e ora stiamo vigilando che di queste 78 uova ne arrivino alla schiusa il più possibile. Allora, io colgo anche l'occasione per sollecitare i cittadini, i bagnanti, le attività ricettive, i lidi a fare rete con noi per verificare se ci sono delle tracce di tartarughe sulla spiaggia. Come vedete è stato possibile trovare un nido di tartarughe e siamo convinti che ce ne saranno altri anche negli anni successivi, quindi noi li invitiamo a fare rete, a dimostrare la sensibilità che certamente hanno, perché questa terra ha bisogno anche di racconti belli come questo.